chiamo Luigi Centenaro e mi occupo di personal branding. Al corso di Talent Donna seguirò, curerò proprio la parte sul personal branding. Personal branding è la ragione per cui ci scelgono e fare personal branding significa identificare e comunicare la ragione per cui qualcuno si deve scegliere rispetto a un altro. Infatti, il consiglio che do spesso a chi vuole riposizionarsi nel mondo del lavoro o ai miei clienti e soprattutto alle mamme e alle donne che vogliono riposizionarsi nel mondo del lavoro è di curare con molta attenzione la propria visibilità, perché la visibilità è importante almeno altrettanto rispetto alla competenza, perché la domanda sorge spontanea: quante persone conosciamo che sono meno competenti di noi ma molto più famose, molto più visibili, hanno molto più successo? Effettivamente questo ci insegna che il successo spesso non è decretato solo da competenza, da scuole fatte o capacità innate, è decretato da cose magari immateriali come reputazione, un'immagine particolare, la capacità di sapersi spiegare, di saper arrivare al punto. Per questo motivo la rete è molto importante, la rete ci viene in aiuto, perché la rete ci permette di diventare migliori di noi stessi, di raccontarci, di manifestarci, di raggiungere in maniera democratica un pubblico potenzialmente vastissimo. Prendiamo ad esempio la makeup artist Clio, che è nata qualche anno fa su YouTube. Non ha dovuto chiedere a nessuno il permesso di mettersi a fare dei tutorial per insegnare alle ragazze a truccarsi. Si è messa a farlo e basta, ha seguito le proprie passioni. Ebbene, nessuno alla TV, nessun talent show ha deciso se andava bene o no nel suo lavoro. L'ha deciso l'Italia intera, l'ha deciso le persone, gli utenti, i navigatori. Quindi chiunque ha la possibilità di manifestare una passione, un talento e di avere successo grazie a internet.